Ora iniziamo lo studio approfondito dei cicli termodinamici, che rappresentano le macchine termiche ideali, principalmente saranno motori termici, che convertono il calore in lavoro motore, in lavoro utile, cioè in lavoro meccanico. Poi vedremo anche le macchine frigorifere, che invece fanno il contrario, utilizzano il lavoro meccanico che ricevono dall'esterno per trasferire calore da una sorgente fredda a una sorgente calda. Questi cicli termodinamici sono teorici, sono ideali. Sono dei cicli reversibili, quasi statici, formati da una serie di trasformazioni che riportano il gas nella situazione, nello stato di partenza, e lo fanno però attraverso un'infinità di stati di equilibrio. Ovviamente le macchine termiche reali non funzionano in modo reversibile o quasi statico, cioè infinitamente lente, dal momento che per esempio una macchina di Stirling reale e può anche compiere diverse decine di cicli al minuto, quindi è tutto tranne che quasi statica. Però lo studio teorico prevede trasformazioni quasi statiche in ogni fase del ciclo termodinamico. In particolare la macchina ideale di Carnot è la più semplice di tutte, perché opera soltanto fra due temperature, una temperatura massima e una minima, quindi una sorgente calda e una fredda, e scambia calore soltanto con queste due sorgenti. Mentre invece quando la macchina termica di Carnot passa da una temperatura a un'altra, non scambia calore, quindi utilizza delle adiabatiche. Vediamo quindi come è fatto il ciclo di Carnot. Quattro fasi consecutive, che sono nell'ordine espansione isoterma, espansione adiabatica, compressione isoterma e compressione adiabatica, che riportano il gas nello stato iniziale. Queste sono le prime due fasi. La prima è un'espansione isoterma, dove il gas si trova dentro un termostato in modo che venga mantenuta costante la sua temperatura. Il termostato è questo contenitore più esterno. Il gas invece si trova qua dentro, dove ci sono le palline che sono le sue particelle. Come sappiamo, per realizzare un'espansione isoterma, oltre a mettere il contenitore con il gas dentro un altro contenitore che fa da termostato, dobbiamo togliere progressivamente un granello per volta di sabbia dal pistone. Il gas compie il lavoro motore, si espande, ma non attinge questa energia che serve per compiere il lavoro motore dalla sua energia interna, invece la preleva dal termostato. Cioè prende quantità infinitesimali di calore ad ogni granello che noi togliamo e trasforma quelle quantità infinitesimali di calore in quantità infinitesimali di lavoro motore. Al termine dell'espansione avrà compiuto una quantità di lavoro finita, per esempio 10 joule di lavoro motore, avendo preso 10 joule di calore dal termostato e avendo invece lasciato inalterata la sua energia interna. Si vede infatti che il termometro non cambia il valore segnato durante l'espansione, mentre invece la pressione diminuisce. Sappiamo infatti che in una isoterma la pressione è inversamente proporzionale al volume per la legge di Boyle. Qui vediamo rappresentato il ciclo di Carnot e in particolare la prima trasformazione che abbiamo appena detto, l'isoterma in espansione, dove il gas assorbe una quantità di calore Q o QAB o anche Q2, io lo chiamo sempre Q2, perché è il calore assorbito dalla sorgente più alta, a temperatura più alta, T2, mentre invece l'altra sorgente, rappresentata dall'altra isoterma, è a temperatura più bassa, che chiamo T1. Poi la seconda trasformazione è una adiabatica BC, un'espansione, dove però adesso il gas è isolato termicamente dall'esterno, e questo è il senso di questo contenitore verde che rappresenta il termos. Il gas continua a espandersi perché noi togliamo ancora granelli di sabbia, ma stavolta l'energia per compiere il lavoro motore non la prende più dal termostato come prima, prendeva infatti calore dall'ambiente esterno. Invece adesso, essendo termicamente isolato, il gas non può prendere dall'esterno il calore, ma deve attingere alla sua energia interna e quindi la sua temperatura diminuisce. Come si vede infatti dal disegno, la temperatura cala, il termometro segna un valore più basso e anche la pressione è diminuita, come indica il manometro. Questa è la seconda trasformazione, quindi l'espansione adiabatica, che fa scendere il gas dalla temperatura T2 alla temperatura più bassa T1, senza scambio di calore con l'esterno. Segue quindi una compressione isoterma,
dove il gas cede calore, una quantità di calore QCD che io chiamo Q1 perché è ceduta alla temperatura, alla sorgente più bassa a temperatura T1, e è una quantità di calore negativa. Il gas subisce lavoro dall'esterno, e poi l'ultima trasformazione è un'altra adiabatica, ma in compressione stavolta, che riporta il gas alla temperatura iniziale nello stato A. Siccome qui il gas subisce ancora un lavoro dall'esterno, quindi riceve ancora energia, ma mentre prima nell'isoterma di compressione l'energia che riceveva sotto forma di lavoro la scaricava all'esterno come calore, invece adesso tra D e A il gas è isolato termicamente, non può scaricare come calore all'esterno l'energia che riceve in forma di lavoro, ma questa energia di lavoro di compressione la immagazzina nella sua energia interna, perciò si riscalda e ritorna nello stato iniziale A alla temperatura T2. Qui vediamo rappresentata la compressione isoterma CD con il gas che si trova in un termos alla temperatura fredda, la stessa temperatura che aveva raggiunto alla fine della adiabatica BC. E anche la stessa pressione, quindi i valori di pressione, volume e temperatura che il gas aveva in questa fase finale li ha, cioè alla fine della adiabatica, espansione adiabatica, li ha all'inizio della compressione isoterma. Vediamo che questi valori sono identici a questi, esattamente come alla fine dell'espansione isoterma i valori di pressione, volume e temperatura raggiunti erano identici all'inizio dell'espansione adiabatica, perché questo è lo stato A, questo è lo stato B, questo è ancora lo stato B, questo è lo stato C. Dunque questo è C, anche questo è lo stato C, ma adesso appunto c'è il termostato a temperatura fredda T1 e stavolta dobbiamo comprimere il gas, perciò rimettiamo i granelli di sabbia. Il gas quindi viene compresso, riceve energia dall'esterno, non la immagazzina nell'energia interna, ma scarica fuori questa energia al termostato cedendo calore Q1. Intanto il suo volume diminuisce e la pressione aumenta per la legge di Boyle. La temperatura invece rimane costante perché sta in un termostato. Infine l'ultima trasformazione è la compressione adiabatica DA, questo è il punto D, lo stato D che è identico a questo. Infatti vediamo che i valori pressione, volume e temperatura sono identici. Ma continuiamo a mettere granelli di sabbia, ma stavolta togliamo il termostato perché dobbiamo realizzare una adiabatica, una compressione adiabatica, quindi rimettiamo il gas in un contenitore, in un termos isolante, e aggiungiamo questi granelli. Il gas si schiaccia, non potendo scaricare all'esterno l'energia che riceve in forma di lavoro di compressione, immagazzina questa energia nell'energia interna tra le sue particelle, quindi si riscalda. Come si vede dal termometro, la temperatura aumenta, aumenta anche la pressione. E siamo così ritornati nello stato A. Questi valori, pressione, volume e temperatura, sono identici a questi qua iniziali. Questo è di nuovo lo stato A. E adesso può ricominciare il ciclo AB, isoterma B, BC, espansione adiabatica, CD, compressione isoterma, e compressione adiabatica DA. Qui vediamo l'intero ciclo AB, BC, CD, DA. E qua a fianco vediamo le quattro trasformazioni AB, BC, ah no, AB è questa, BC, CD, DA. Adesso ingrandiamo. Questo è l'intero ciclo di Carnot, espansione isoterma AB, espansione adiabatica BC, compressione isoterma e compressione adiabatica. Vediamo anche il grafico di ciascuna trasformazione, espansione isoterma B colorata in rosso, il gas compie lavoro positivo, ma la temperatura rimane costante perché il gas assorbe dalla sorgente calda una quantità di calore Q2. Nell'espansione adiabatica il gas compie lavoro motore BC e diminuisce la temperatura da T2 a T1, infatti scende di isoterma. Siamo arrivati in C, poi c'è la compressione isoterma CD. Il gas subisce un lavoro negativo, ma mantiene la temperatura costante perché l'energia che riceve la cede alla sorgente alla temperatura fredda, cede il calore Q1 negativo. Infine l'ultima trasformazione, la compressione adiabatica DA, il gas subisce ancora lavoro negativo e siccome non può scaricare il calore all'esterno perché è una adiabatica, allora il gas aumenta la temperatura e sale di nuovo alla temperatura calda e ritorna nello stato iniziale A.